pareggio Silvio Piola di Vercelli tra Pro Vercelli e Tritium al termine di una gara molto combattuta, una Pro Vercelli che non riesce a ottenere il successo che voleva anche perché non è stata molto fortunata. Pro Vercelli che inizia la gara con una formazione un po' rinnovata a causa delle numerose assenze, 5 giocatori assenti per infortunio squalifica più Malatesta costretto ad andare in panchina in non perfette condizioni fisiche. La scelta di Braghin e Valentini, Pigoni, Schettino, Ranelucci, Mozzocco, Modolo, Rosso, Marconi, Orlando, Bonomi, Santoni. Gara molto importante per le due squadre, quindi gara molto tattica. La prima mezz'ora vede la Pro Vercelli prendere in mano il comando delle operazioni senza tuttavia riuscire a dare profondità alla sua manovra a causa dell'assenza degli attaccanti. Al 27esimo il risultato si sblocca. Azione nell'area della Tritium, mani ingenuo di Dionisi, calcio di rigore dal dischetto va Bonomi, sempre molto freddo, che trasforma 1-0. La Tritium, che aveva iniziato la gara badando più che altro a contenere le manovre della Pro Vercelli, certa a quel punto di uscire. Al 35esimo Bortolotto va a contatto con Schettino e chiede il calcio di rigore. L'arbitro non lo concede e viene espulso l'allenatore degli ospiti Vecchi. Al 42esimo un rimpallo favorisce Floriano, il tiro pronto di Floriano vede altrettanto pronto il portiere della Pro Vercelli Valentini. Si va al secondo tempo, è sempre la Pro Vercelli a dettare i ritmi del gioco, ma ha una disattenzione difensiva al sesto e Riva sulla sinistra trova lo spazio per un cross sul quale la difesa vercellese è piuttosto statica, ne approfitta Bortolotto, l'1-1. 5 minuti dopo ancora Bortolotto su un'altra svista difensiva della Pro Vercelli, la palla buona per cercare il pallonetto ma la sua conclusione è fuori. Alza i ritmi da Pro Vercelli, al 13esimo Rosso entra molto bene in area da sinistra, cerca la conclusione ma salva con grande prontezza il portiere della Tritium Panzera. Al 14esimo Santoni a colpo sicuro smarcato in area ma sulla linea e Malgrati pronto alla deviazione in calcio d'angolo. Insiste la Pro Vercelli, al 23esimo prova Santoni dalla tre quarti, ma sulla sua strada trova ancora pronto Pansera e altrettanto di sabato, subentrato nel secondo tempo, sempre al 28esimo cerca la stessa conclusione dalla distanza, ancora una volta è pronto Pansera. La Pro Vercelli, spinta dal pubblico, insiste spingendo anche nel finale e in fase di recupero da calcio d'angolo prova ancora Ranelucci, ma la sua conclusione in spaccata termina fuori. Una buona Pro che ha dato intensità alla gara ma non ha avuto molta fortuna nelle conclusioni e hanno pesato sicuramente le assenze degli attaccanti.